Wahey Kooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink Nonton in questo nuovo video per Yo-Kai Watch Puni Puni. L'evento per queste ultime due settimane di agosto è qualcosa di davvero davvero carino. È tornato il Kuroi Event, ovvero l'evento oscuro con gli yokai oscuri, e non solo ci sono yokai che abbiamo già incontrato, tipo Kuroi Watch, che è abbastanza forte come yokai, e per farmare secondo me è buono, certo c'è di meglio, però comunque sia, se non avete altro, lui nel team per farmare è buono. Si chiama Kuroi Yokai Watch praticamente. Ad ogni modo, ecco, avete visto, c'è anche questo yokai, Burak Dianyan, quindi Dianyan nero praticamente, ed è una figata pazzesca. A me gli spadaccini piacciono tantissimo. Poi lui è visivamente fantastico. Certo, è un'altra scopiazzatura di Jibanyan, ce ne sono già tante. C'è anche Kuroi Shogunyan, che è molto forte. Secondo me sarebbe meglio scegliere quella con Yandori, ovvero Uccelladro. Perché, vi chiederete? Perché vi aiuta. Se dovete rubare, vi aiuta molto. Dato che è già passato un giorno da quando è uscito l'evento, possiamo subito andare a vedere le quest. Ok, completa lo stage 1. Questa oramai c'è quasi in tutti gli eventi, è facile. Poi completa lo stage 13, sconfiggendo Kuroi Kyubi. C'è anche Kyubi Oscuro che può uscire dalla slot Kai. Completa lo stage 28, sconfiggendo Kuroi Bushinyan, o Kuroi Shogunyan, per capirci. Completa lo stage segreto 1 sconfiggendo Kuroi Komasan. Come si completa lo stage segreto 1? Per accedere allo stage segreto numero 1, create un Weeb Wob di dimensioni 12 nello stage 23. Mentre per accedere al secondo livello segreto basterà completare lo stage 45. Però ci sono anche le fogne, visto che ci troviamo a Valdoro. Per accedere alle fogne bisogna completare sempre lo stage 45, ma in meno di 350 secondi. Penso sia fattibile. Andiamo avanti con le altre quest. Bisogna farci amico... questa sarebbe la versione oscura di Negative Woods. Però... non so come si chiama in italiano. Non c'è una traduzione italiana ancora. Completa lo stage 45 senza usare continua. Giocato una volta, l'attacco al punteggio. E queste erano le quest per l'evento. Abbiamo diverse missioni, insomma, bene o male sono sempre le stesse, però stavolta mi sa che ce ne sono di più del normale. Quindi iniziamo con la prima. Completa lo stage 2 in 100 secondi o meno. Completa lo stage 4 scoppiando 110 puni o meno. Completa lo stage 6 totalizzando un punteggio di 90.000. Completa lo stage 8 andando in Fever Time due volte. Completa lo stage 10 realizzando almeno 14 combo. Completa lo stage 13 creando almeno 3 sfere bonus. Raccogli 30 stelle nella prima mappa. Questa c'è sempre. Se completi tutte le missioni dalla prima alla settima, riceverai una moneta 5 stelle. Passiamo alla seconda mappa. Completa lo stage 15 senza usare continua. Completa lo stage 17 utilizzando 3 Energy Max o meno. Completa lo stage 20 scoppiando meno di 85 puni. Completa lo stage 22 usando un massimo di 2 tribù diverse di yokai. Quindi se ne utilizzate anche una va bene lo stesso. Completa lo stage segreto numero 1 con 30 combo. Vi ho detto come aprire gli stage segreti 1 e 2 e le fogne prima, all'inizio del video. Completa lo stage 28 con almeno il 50% dei punti vita. Raccogli 34 stelle nella seconda mappa. Completa tutte le missioni della seconda mappa per ricevere una moneta G arancione. Passiamo alle ultime missioni. Completa lo stage 30 in 70 secondi o meno. Completa lo stage 33 utilizzando massimo 2 Energy Max e senza usare continua. Completa lo stage 37 creando almeno 7 sfere bonus. Completa lo stage 41 con Negative Woods oscuro in squadra. Praticamente il Negative Woods che abbiamo visto prima. Completa lo stage segreto numero 2 realizzando un singolo danno di 4.000 punti con la tribù oscura. Completa lo stage segreto 45 con solo yokai di rango A e senza usare continua. Raccogli 40 stelle nella terza mappa. Completa tutte le missioni della terza mappa per ricevere un segreto dell'anima. Completa lo stage numero 1 con solo yokai di rango A e senza usare continua. Questo è nelle fogne, sia chiaro.
Poi completa lo stage 2, sempre nelle fogne siamo, andando in Fever Time 3 volte. Termina lo stage 3 utilizzando 5 Energy Max o meno. Completa lo stage 4 realizzando 40 combo. Completa lo stage 5 scoppiando 70 puni o meno. Completa lo stage 6 in 70 secondi o meno. Completa lo stage 7 realizzando un singolo danno di 20.000 punti. Completa lo stage 8 totalizzando 750.000 punti. Completa lo stage 9 con il 55% dei punti salute. Completa lo stage 10 realizzando almeno 9 sfere bonus. Completa lo stage 11 realizzando un singolo danno con la tribù Spaventa Tutti di almeno 10.000. Completa lo stage 12 realizzando un singolo danno di 12.000 con la tribù Oscura. Completa lo stage 13 senza usare continua. Se completi almeno 4 delle 13 missioni delle fogne, riceverai una Dream Coin G3. Se completi almeno 8 delle 13 missioni, riceverai un braccialetto oscuro, che serve appunto per l'orologio oscuro, per il Kuroi Watch. Mentre se le completi tutte, ricevi un libro delle abilità. Wow, davvero davvero tante missioni per questo evento. Tutte molto interessanti, ma la cosa che vorrei farvi vedere è la slot Kai, perché da questa slot oscura può uscire il Ben di Dio, se vogliamo. C'è di tutto, c'è lui che è un rango Z ed è fantastico, ragazzi. Visivamente è bellissimo. L'attacco 1037 per un rango Z oramai è la norma. Poi abbiamo Kuroi Kyuubi, Festival Smogmella o Festival Vapornella, Camellia che si gode le vacanze. Quindi ragazzi, dalla slot lo vediamo anche qui che esce. A parte purtroppo qualche libro, abbiamo comunque sia la possibilità di avere Black Dianian, insomma, cioè lo 0,500% che si traduce in 0,5, per dirlo chiaro e tondo. Abbiamo Dark Master, abbiamo Kutorno e Kuroi Oni, l'Oni originale nero, insomma c'è tanta robina. Ma abbiamo Goku Onblu, abbiamo anche la possibilità. Bene Kuj, per questo video è tutto. Vi ho detto come risolvere tutte quante le missioni, tutte quante le quest. Insomma, se avete voglia, se avete tempo, fatevi una bella giocata che riceverete un bel po' di premi. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso, oltre che alla community del canale YouTube. Inoltre vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!